Si è tenuta presso la sede CGIL Rieti la conferenza stampa indetta dalle sigle sindacali FIM CISL, FIM CGIL e UIL Rieti per ripercorrere le diverse fasi della vertenza retail, vertenza che da pochi giorni ha compiuto il quarto anno di chiusura. Una vertenza che ha visto nel tempo crescere il silenzio da parte di tutti, una vertenza che ha una lunga storia, come spiegato dal sindacalista Giuseppe Ricci, FIM CISL. Noi nel 2003, quando è partita questa operazione retail, avevamo una retail composta da un soggetto industriale unico, cioè Industrial Group, cioè i cosiddetti imprenditori riatini Pacione e Longhi. E a fronte di questo, come organizzazioni sindacali e come soprattutto i lavoratori, abbiamo lavorato di concerto con le organizzazioni sindacali territoriali, regionali e nazionali, in modo tale da cambiare quella composizione societaria, perché già da allora pensavamo che non poteva andare avanti, e ci siamo riusciti perché, come siamo arrivati nel 2006, la gente dimentica, non era la stessa società, tant'è che dentro c'era un soggetto che a noi restava affidabile e resta tuttora affidabile, che era la Finmeccanica, e questo devo dirlo, l'ho detto anche in altre circostanze, grazie alla volontà politica dell'allora assessore regionale, dottor Ranucci. Dal 2013 ad oggi alcune soluzioni sono state prospettate, tra queste quella della Elco del 2012, tutte soluzioni svanite. Solo un fatto c'è stato, il licenziamento di tutti i lavoratori. Da giugno 2014 è sparita l'avvertenza dai tavoli che hanno un certo peso e adesso si chiede di riprendere il confronto con tutte le istituzioni. Di certo chi non ha dimenticato l'avvertenza sono i lavoratori che ancora aspettano una risposta, come ha dichiarato Luigi D'Antonio, FIOM CGIL. Gli unici che non l'hanno sicuramente dimenticata sono le lavoratrici e i lavoratori ex retail. E noi delle organizzazioni sindacali, che al di là degli impegni su altre vertenze, posso garantire che su questa vicenda non è venuta mai meno non è venuto l'impegno. Ovviamente i risultati sono sotto gli occhi di tutti, inutile nascondersi dietro un dito. Il problema però è vedere dove stanno le questioni e avere la capacità anche di individuare le responsabilità. Responsabilità che ci sono e sono ben precise, continua D'Antonio. Delle responsabilità ci sono, ovviamente in primis vanno all'impresa e anche a chi ha fatto l'operazione. Io ho sempre definito Alcatel il mandante e i soggetti retail gli esecutori, quindi hanno pari responsabilità. Ma poi c'è pure chi ha condiviso questo percorso, chi ha avallato, chi ha preso degli impegni, che poi non l'ha mantenuti. Dunque, dopo 4 anni, si chiede non l'elemosina ma un sacrosanto diritto sancito dalla stessa Costituzione, come ha dichiarato Franco Camerini, UIL Rieti. Il lavoro torni ad essere una situazione che a Rieti in questo momento manca. Noi dobbiamo cercare in tutti i modi di portare questo nucleo industriale, non dico ai fasti di una volta, ma bensì a far sì che non muoia completamente, e ricominciare dalla retail, no? Secondo me è un buon punto di partenza, anzi è un dovere da parte di chi ci sta dando, no, questa sofferenza, perché noi dobbiamo ricordare a questi signori che abbiamo una dote, noi abbiamo la dote, come precedentemente si ricordava, di queste commesse che Finmeccanica ha messo sul piatto, ma non si riescono a fare. Rieti è un territorio che ha molte potenzialità industriali, ma c'è una situazione di forte disagio e ciò che si vuole è una soluzione che si avvalga, conclude Camerini, delle risorse presenti, l'alta formazione dei lavoratori.